finalmente riesco a registrare questo video. Mi avete richiesto in tante, soprattutto dopo aver visto la foto dei miei regali di Natale, perché volevate vedere appunto cosa ci fosse all'interno. E dico all'interno perché sono appunto allora, visto che sono un bel po' di cose che vorrei farvi vedere, purtroppo devo farvele vedere anche velocemente perché appunto sono tanti. Quindi vi chiedo se c'è qualche libro tra questi che volete vedere un po' più nel dettaglio, magari me lo scrivete nei commenti e vedrò di fare un video esclusivamente su quel o quei libri. Allora, intanto parto dal regalo più agoniato, che è quello che sto desiderando da luglio, e me l'hanno regalato mia suocera e mio cognato, TARDIS della Lego. Premetto che io non ho mai avuto niente della Lego, perché cioè, proprio non li calcolavo proprio le cose della Lego, però questo mi ha colpito davvero tanto ed infatti sono rimasta piacevolmente colpita proprio anche nel riceverlo, nel montarlo, eccetera, eccetera, anche perché oltre alla bellezza che cioè, già solo il TARDIS. Tataran, tataran, tataran. Si apre. Cioè, sono fatti veramente. I Dalek. Exterminate, exterminate. Bellissimo. C'è Clara Oswald, Capaldi. C'è 11. Yeah, Troppo belli e poi appunto c'è il TARDIS. ciao. Che è fatto veramente benissimo. Comunque veramente veramente soddisfatta al massimo di questo set. Fatemi sapere se anche a voi piace Dottor No, non si vede. Poi ho ricevuto Who. Questa splendida creazione da parte di una mia carissima amica Serena alias Mondo Inundito, che è questa qui. Vi farò vedere nel dettaglio, poi anche questa devo fare le riprese in giardino perché merita tantissimo. Praticamente lei poi ha ideato questi mini mondi che non sono altro appunto che i mondi delle creazioni che voi acquistate. Praticamente questa è una collana, una volta che la dovete togliere, poi la rimettete nel suo mondo. cosa bellissima. Mi ha regalato anche una delle sue prime creazioni resina che adoro, è troppo bella, troppo cucciosa. E infatti penso che tra pochi giorni farà il suo primo Scopriamo le creazioni resina e non vedo l'ora di vederlo. Eccola qui, guardate che bello. Tutto il mini mondo si illumina. È fantastico. Bene, adesso passiamo a... Li adoro tutti, sono rimasta veramente tanto, tanto, tanto soddisfatta. Alcuni non me li aspettavo proprio, tipo... Allora, Angelo mi ha regalato L'arte del Signore degli Anelli, rigorosamente in inglese, e poi, altra cosa che non mi aspettavo, perché quando ho ricevuto questo Il Signore degli Anelli, dovete sapere che la prima cosa a cui ho pensato, vabbè, è stato Ovviamente, e ho pensato, cavolo, però ci voleva L'arte dello Hobbit per leggere prima quello. L'arte dello Hobbit, questo non me l'aspettavo minimamente, io non sapevo nemmeno che esistesse. Le fiabe di Beedeldbardo, che ho apprezzato tantissimo, sono a metà e sono veramente molto molto belle. Poi Serena mi ha regalato Ogni nostro venerdì, che è il nuovo manga di Arina Tanemura, la mia mangaka preferita, e fa dei disegni veramente stupendi, cioè sono bellissimi. E poi mi ha regalato questo libro, La ragazza delle arance. E non vedo l'ora di leggerlo perché ciancio le bande, adesso vi faccio vedere. E tra cui uno non l'avete visto nella foto perché l'ho ricevuta alla Befana ed è tecnicamente un regalo di mia nonna. Dico tecnicamente perché lei mi ha dato i soldi, poi questo l'ho scelto io da Amazon. Adesso ve li faccio vedere nel dettaglio. Allora ragazzi, questi due ve li faccio vedere insieme perché principalmente insomma parlano non degli stessi argomenti, però sono uguali, insomma, fanno parte della stessa collana. E questo appunto è del Signore degli Anelli. E praticamente vi spiega tutto il processo creativo che c'è dietro alle storie di Tolkien. Guardate che bello, perché lui praticamente si dilettava anche nell'illustrazione. E qui vi spiega appunto tutti i processi che faceva quando ideava i paesaggi, quando ideava appunto delle formule, i personaggi. È davvero, davvero bellissimo. A me sta insegnando tanto leggere questi libri perché appunto insegnano dei processi creativi che magari uno non ci pensa a farli. Invece vedi che anche appunto un grande come Tolkien ha avuto delle difficoltà a scegliere determinate cose ed è veramente bellissimo. Ecco, io sono arrivata
a tradurre questa. E fino a qui praticamente Tolkien dice che non era sicuro dei suoi bozzetti, che non gli piacevano, insomma tutte le cose d'artista. E poi arrivano con questa fodera bellissima ed anche qui appunto l'arte dello Hobbit ha la sua custodia, sempre rigida, ed anche questo appunto, vedete, ha tutti i bozzetti. Questi ovviamente sono stati fatti prima di quelli del Signore degli Anelli, quindi hanno uno stile ancora un po' più arcaico. Poi devo dire che io non avevo mai visto i bozzetti di Tolkien o comunque le sue illustrazioni e mi piacciono davvero tantissimo. Fantasy puro praticamente, e cioè guardate, è bellissimo. Davvero davvero bello. Ecco, vedete, ci sono tutti gli studi che ha fatto. E malgrado possano sembrare cose scontate, non lo sono per niente, perché ti fa capire quanto lavoro ci sia dietro un definitivo. E, è una cosa stupenda. Questo è il mio preferito. Infatti ho letto che questo Bilbo si alzò è un'illustrazione che è stata scelta da parecchi editori. Infatti è stupenda. Ed ecco, vedete, cioè, ci sono cose veramente bellissime e non vedo l'ora di continuare a leggerlo. Questo è Gandalf, un piccolo Gandalf, ma quanto è puzzoso. Puzzoso, se mi sentisse Tolkien. Questo è il bigliettino di Serena, cosa bella. E niente, quindi sono davvero tanto tanto soddisfatta di questi due libri perché sono fantastici. Poi, questo è quello che proprio aspettavo più di tutti perché è meraviglioso, sinceramente costa quello che costa. Però, cioè dai, tutti i concept che ci sono dentro sono veramente una favola. Anche questo mi sta aiutando tantissimo a capire come strutturare alcuni lavori, come illustrare alcune cose. Se pensiamo che l'asticello doveva essere così, allora uno pensa, perché l'hanno scartato? Perché poi hanno scelto quello? E questi libri, insomma, spiegano perché questo non andava bene, perché questo non andava bene. Insomma, i vari ragionamenti, appunto, dei concept artist, dei produttori, ed è veramente una Bibbia, in poche parole. Sono veramente cose bellissime, tante illustrazioni che di cui noi ovviamente non siamo a conoscenza perché poi sono state scartate, però secondo me meritano comunque tantissimo. Qui fa vedere anche come sono stati creati gli sfondi, le scenografie. Questa parte è veramente interessante perché c'è davvero tanto tanto lavoro dietro e ti dice anche tutti i vari studi che questi concept artist hanno dovuto fare, tutte le ricerche. Insomma, è un libro che vale sicuramente quello che vi fanno pagare. Ah, il mio preferito! È bellissimo! Cioè, davvero stupendo. Bello di mamma. Passiamo a quest'altro libro. Io sinceramente tra questo e questo scegliere non saprei perché sono fatti benissimo entrambi. Questo forse è la copertina più bella. Però vabbè. E ecco qui. Qui stessa cosa, ci sono comunque dei concept, viene spiegato un po' tutto il ragionamento che, oddio questo è bellissimo, che hanno fatto gli artisti nel creare i personaggi. Cosa andava bene, cosa non andava bene. Ah, questa è una cosa che capiranno in pochi, ma forse l'ho cantata bene, comunque mi riferivo all'attacco dei giganti. Vabbè. E cioè, guardate quanto è bello. È troppo, troppo bello. Io lo adoro, lo amo. Tra l'altro fa vedere dei personaggi che in realtà nei film non vengono valorizzati bene, cioè li vedi così a cavolo, tipo io questo che compare nel lago, io questo non l'avevo visto in questo modo. Ecco, vedete, qui fa vedere che appunto l'avevano pensato in questo modo, in modo molto più terrificante. Però, e poi è uscito fuori il definitivo. Sono cose che aiutano davvero tantissimo, cioè a me non mi piace davvero tanto vedere tutti i concept dei personaggi. Sono tante cose su cui ragionare, perché hanno, ecco, anche tipo le sirene. Questo penso sia il definitivo, sì, questo è il definitivo, però ecco, questa era un'altra versione, a mio parere molto più carina. Però vabbè, non dovevo scegliere io.
E ecco appunto poi ogni capitolo ha tutti i suoi personaggi. Non chiedetemi di tradurre perché ancora lo devo tradurre questo. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Ecco. Poi fa vedere anche come sono stati modellati e costruiti alcuni personaggi. Ecco, tipo, vedete questo Aragog? Cioè, io non ci avrei mai pensato che avesse un'armatura di questo tipo, cioè è praticamente un robot. Io invece pensavo l'avessero fatto totalmente in 3D. E vabbè, e quindi sono cose molto molto interessanti. Io Cos'è un TARDIS? Ah no, ok. sono fuori. Ecco, una cosa per esempio che ho apprezzato tantissimo, che compare all'inizio del libro. Sono i concept del centauro che in effetti in Harry Potter non si vede benissimo, però qui ecco ha le sembianze un po' degli indiani d'America, veramente bello. Comunque mi sto dilungando troppo, lo so, però è troppo bello. Ah, quanto sei buono! E ah, che bello! Ok, l'ho sfogliato tipo 3000 volte, ma mi emoziono ogni volta. Comunque ragazzi. Credo di avervi detto tutto. Questi sono appunto i regali che ho ricevuto. E appunto, se vi interessa vedere nel dettaglio qualche libro in particolare, questi qua, preferirei leggerli prima perché appunto senza leggere non si capisce niente. Fatemelo sapere qui nei commenti, fatemi sapere qual è il vostro preferito. E niente, al prossimo video. Ciao!